sempre meno in Italia le botteghe artigiane orafe che producono arte sacra. Quelle rimaste si distinguono per l'eccellenza dei prodotti e sono conosciute a livello internazionale. Sono gli ultimi ritocchi. Una volta finita l'incastonatura delle pietre, la corona e il diadema partiranno alla volta della Santa Sede. Amici in Calabria, non l'ultimo il mio amico Michele Affidato, davvero che è un grande artista. Scopro che molti calabresi come lui hanno grandi passioni per l'arte. Certo, Michele Affidato, che l'ho conosciuto tramite amici comuni e siamo rimasti amici, siamo diventati amici, abbiamo legato un'amicizia particolare e devo dire che è un talento innato, è un talento che lui porta veramente la cultura di questo paese fuori dall'Italia, nel mondo.